Buongiorno mister, siamo all'antivigilia della gara di campionato contro la Gianella Erminio. Le chiedo com'è andata la settimana di allenamento e come ha preparato questo nuovo ritorno di campionato. La settimana d'allenamento è stata una buona settimana. Ho concesso un giorno in più alla squadra, anche se li abbiamo fatti rientrare lunedì sera. Per le 11 i ragazzi dovevano essere qua perché il giorno dopo abbiamo fatto allenamento doppio e quindi abbiamo recuperato il giorno libero. La settimana è andata bene, le difficoltà sono su Ferri che non è ancora a posto e non è rientrato. Vitturini dovrà stare fermo per un po', purtroppo ha un problema muscolare e basta, avevamo già recuperato Frosinini che non abbiamo assolutamente utilizzato perché era presto questa settimana, la scorsa settimana, questa settimana è a completa disposizione. Sì, diceva, consapevoli di essere in un buon momento, allora giriamola subito perché troverete la squadra che forse sta meglio di tutto in questo momento in campionato. La Giana, le cifre probabilmente non serve che dire, neanche 0 gol nelle ultime 6 partite, 8 risultati utili, insomma una squadra che sprizza salute da tutti i pori. Sono due Assolutamente squadre sì, è una squadra. Ho detto ai ragazzi oggi che quella di dopodomani è una partita importante che può essere veramente il trampolino di lancio definitivo, nel senso che è vero che noi allenatori diciamo che quella di domani è sempre la partita più importante, però la Giana, come ha detto lei, è in un buon momento, sta bene, ha attaccanti veloci, è una squadra che va uomo contro uomo a tutto campo. I numeri dicono che è vero che è delle partite che non prende gol, però insomma i numeri dicono che mi sembra che siano tipo 45-47 gol fatti, 45 gol subiti, quindi è una squadra che nel momento in cui non riesce ad andare uomo contro uomo può soffrire. Noi proveremo ad essere compatti, tosti, corti, perché loro insomma sono molto bravi negli spazi, una squadra che va molto verticale, quindi sarà una bella partita, penso che sarà una bella partita da vedere. Mister, volevo fare un passo indietro, ciao, intanto ben trovato, perché poi sabato scorso non hai parlato per ovvi motivi. Ti volevo chiedere come ti sei spiegato il calo del secondo tempo, se A, il valore dell'avversario, perché spesso ci si dimentica, B, le assenze che ti hanno impedito di fare dei cambi, C, un calo fisico. Ma guarda, posso dirti quello che abbiamo analizzato e quello che abbiamo analizzato è una partita a livello di concentrazione diversa dalle altre. Diversa sicuramente dalla partita con il Mantova. Se è vero che un difetto di questa squadra è stato quello di non essere continui dopo aver fatto delle buone prestazioni contro le grandi squadre, io ti dico che a livello di concentrazione non siamo stati quelli delle partite precedenti. Abbiamo preso un gol, il secondo, soprattutto su una distrazione clamorosa e quindi conta poco lo star bene fisicamente, lo star male se prendi il secondo gol come l'abbiamo preso, ma anche il primo, perché Obareting deve accorciare prima questo qui che ha crossato, ma l'azione nasce che il pallone ce l'ha in mano Puletto, noi vinciamo 1-0, Puletto gli dà la palla, questi partono veloce e noi siamo messi male con Sangalli che non arriva a chiudere la giocata sul cross. Quindi se andiamo a vedere, poi noi andiamo a vedere anche tutti i dati dei GPS, quindi sappiamo che la partita a livello atletico è stata fatta come la partita precedente, quello che è mancato è a livello di concentrazione, che siamo già migliorati, perché magari in passato queste partite il Trento le perdeva, ora siamo stati bravi a recuperarla, però sicuramente a livello di concentrazione non siamo stati quelli delle partite precedenti e ho detto ai ragazzi che se vogliono fare veramente qualcosa di importante perché è la loro portata a fare qualcosa di importante, la concentrazione deve essere sempre massimale. Detto questo,
a questa squadra quando gli manca 5 giocatori come possono essere mancati a noi l'ultima partita perché due erano squalificati, qualcuno era infortunato, sicuramente le soluzioni che vai a trovare nel momento in cui devi mettere tra i notti terzino destro sono diverse dalle partite precedenti. Barison veniva da non so quant'è che non giocava, Previ veniva da un periodo che non giocava, quindi insomma se le mettiamo insieme tutte queste cose poi viene fuori il pareggio. Mister, tre risultati utili consecutivi in casa per il Trento, oltre alla striscia positiva, qual è stata la chiave di volta per arrivare a sbloccare incrementalmente questo Trento in casa? Ma essere mi viene da dire dei martelli tutti i giorni, insomma io con il mio staff, ho uno staff veramente molto bravo, abbiamo deciso di essere sul pezzo sempre, di cercare di andare a migliorare tutti quei piccoli aspetti che secondo noi c'erano da migliorare e ripeto, forse questo fa la differenza perché insomma i giocatori sono quelli, però l'attenzione che in questo momento noi stiamo chiedendo e l'attenzione che ci stanno mettendo i ragazzi fa sì che poi dopo vengano i risultati, perché le partite le perdi per l'errore che hai fatto sul secondo, in Serie C le perdi per l'errore che hai fatto sul secondo gol, sulla disattenzione che hai avuto nel primo gol, addirittura sul 2-2 c'è un giocatore nostro che sistema la palla a loro lì sotto la tribuna, questi partono veloci, abbiamo rischiato di prendere il 3-2, queste sono tutte cose che una squadra deve in Serie C stare concentrata, perché se noi andiamo a vedere la Serie C la risolvono gli episodi e quello che abbiamo fatto è concentrarci proprio su ogni piccolo particolare. Mister, non è una domanda inerente alla partita di sabato contro la Giana, più che altro riguarda il percorso fatto sin qui. Lei quando ha accettato di diventare il nuovo allenatore del Trento pensava di poter raggiungere i risultati che ha realmente ottenuto o aveva altre aspettative migliori, peggiori che siano? Ti rispondo in maniera molto secca. Io mi sono fatto mettere un premio in playoff, non mi sono fatto mettere un premio in salvezza. Quindi l'unica cosa che posso aver chiesto è quella, perché avevo la sensazione che questa squadra potesse fare punti in mezzo a tante mille difficoltà, sapevo che avremmo dovuto lavorare tanto, però in questo momento i ragazzi viaggiano a un ritmo diverso, la palla viaggia ad una velocità diversa, la lotta in mezzo al campo, noi guardiamo tutti i dati possibili e immaginabili, quindi andiamo a vedere anche su 300 duelli quanti ne vince il Trento, in questo momento vi dico che ne vince sempre o quasi sempre la maggior parte, quindi la squadra è cresciuta, ma secondo me, e gliel'ho detto stamattina, hanno ancora margini di miglioramento, perché la partita di Albino Leffe è una partita che se avessimo avuto la stessa concentrazione andava vinta.